Vorrei precisare alcuni passaggi, giustamente, perché presumo, Presidente, che questo sia il luogo adatto per parlare di queste cose. Altrove, diciamo, non è mia abitudine se non con dei post un po' così scherzosi. Sono abituato, di solito gli avvocati non sono così, perché dovrebbero davanti al magistrato difendere solo il proprio cliente. In questo caso sono abituato, mi dispiace ma non posso farci niente, a raccontare un po' tutti i fatti, a dire la verità. Non è che non si può dire la verità davanti al giudice, assolutamente, però ogni tanto bisogna difendere anche il colpevole, in questo senso qua. ogni tanto. Allora, precisando una premessa, non sanno niente neanche le colleghe Matire e Travaglio, perché ci siamo incontrati varie volte, però non è mai uscito. Stamattina, nella mia passeggiata quotidiana, io sono libero battitore, mi è venuto se fossi riuscito ad arrivare in tempo, e sono riuscito ad arrivare in tempo. E effettivamente già con la consigliera Matera c'erano stati una serie di incontri, perché c'è un'unione di intenti. Non vogliamo, Presidente, con questa disturbarla a fare gruppi, controgruppi, commissioni, no, per l'amor di Dio, è un'unione di intenti. Il mio capogruppo rimane Pasquale Colucci, sto nel gruppo misto, indipendente, sto tanto bene, però ci siamo incontrati per una questione di temi, tematiche. Effettivamente mi sono reso conto che la mia comunicazione da ibrido, specialmente dopo il Consiglio Comunale, che ribadisco, il mio atteggiamento è stato un po' troppo frivolo, ammetto anche l'essere stato un po' leggero senza aver comunicato prima di andarmene le mie intenzioni di voto. Pertanto ribadisco che mi sono incontrato con le colleghe Matera e Travaglio per queste unioni di intenti sui temi. Cioè, a me non è piaciuto in questi 3 anni fare sto in maggioranza, il sindaco Pitta, per motivi strettamente familiari e personali, si assenta, va a Verona. Dovevamo votare il BUE, lui è l'assessore a ramo, io non alzo la mano. Cioè, giustamente l'assessore De Sabato ha chiesto rinvio per l'assenza del relatore principale e io, da consigliere di maggioranza, non sono abituato ad alzare la mano perché sono in maggioranza. Così come in opposizione. 3 volte siamo andati via, di cui 2 volte durante il BUE e 1 volta durante un altro episodio nei confronti del Presidente del Consiglio. In entrambi i casi, io purtroppo, dopo il BUE avevo l'interrogazione all'assessore Venditti per quanto riguarda il secondo piano di Palazzo De Troia, per quanto riguarda il centro pubblico dell'impiego, interrogazione che purtroppo non è avvenuta perché ci sono degli oneri, avevo studiato Sassuolo, Bari, tanti comuni e volevo avere delle chiarificazioni dall'assessore. Non le ho mai più avute, vabbè, siamo andati via, l'assente è sempre torto. Idem nell'altro caso, dopo veniva Patrick Zaghi e altre tematiche che mi interessavano, relatore Ian Antoni che come me è andato via, io questo atteggiamento, perché sono in opposizione, a me devo, non lo dice nessuno, cioè purtroppo la famiglia Colucci, mio padre libertino, ci ha insegnato così, io appartengo, rispetto, sono fedele al gruppo dove appartengo, ma fondamentalmente devo dire la mia, perciò se ogni volta io domani mattina vado dal notaio, lo scelgo pure io, dove lavoro la moglie di Checchia, vado al notaio foriere e metto la prima firma per mandare a casa l'amministrazione Pitta. Sono il primo a firmare, non il 13esimo. Quando mi troverete al 3:12 il sindaco sta a casa e se ne riandremo a votare, non c'è nessun problema. Ma da qui a dire sono opposizione e devo per forza votare in un certo modo, vi ribadisco che, e lo farò tutte le volte, così come ho fatto nel comunicato, la solitudine dei numeri, così come ho comunicato varie volte nel mio essere ibrido, così come ho comunicato nel piano casa, cioè che ho votato, quando io voto una cosa, cioè il bilancio consuntivo, io quando ero maggioranza l'ho votato, io ho comunicato a un solo consigliere, ho sbagliato non comunicarlo a tutta il consiglio, che mi sarei al massimo astenuto. Sono andato io, sono stato assente, ho torto, punto. E su questo sono indifendibile. Però al tempo stesso, io mi rendo conto che voglio far parte di questo gruppo, ma le due
dire qui presenti Matera e Travaglio, ho già detto, voi votate sul bilancio, io sono libero, ma con questo noi ci continueremo a riunire e discutere di tematiche dove i nostri rispettivi convincimenti ci porteranno a una decisione unitaria, perché io mi rendo conto che la consigliera Travaglio è nelle file della maggioranza, la consigliera Matera insieme a me nelle file dell'opposizione. È un matrimonio, oserei dire, un po' atipico, ma adesso io sono nato quando c'era l'uomo e la donna, adesso da Sanremo in poi c'è di tutto, c'è il terzo sesso. E allora a questo punto qua noi vorremmo forzare la mano, no, io sono rimasto tradizionalmente all'uomo e la donna e basta. Pertanto, se non è possibile politicamente fare il terzo polo, il terzo ramo, il terzo quadro Italia, o l'essere né l'uno né l'altro ma votare in base, io lo farò di volta in volta, lo continuerò a fare. Poi sarò etichettato opposizione e minoranza, ben venga, voto a favore del piano casa, sono convinto che sia una cosa favorevole. Non mi devo sentire obbligato, cari colleghi, a votare in una determinata situazione perché gli altri 11 fanno così. Perciò no, assolutamente, Vincenzo, nessuno mi obbliga, però io tenevo a ribadire questo mio convincimento, che l'ho già detto 2 o 3 volte, questa è l'ultima volta che lo dirò. Perciò, se effettivamente faccio dei comportamenti nei vostri confronti offensivi, voi fate bene a risentirvi nei miei confronti. Ma se ho fatto la stampella, con questo ce l'ho con la stampa, cari giornalisti, io l'ho fatto solo a Antonella Matera, ve lo dico sinceramente, che purtroppo questo è il mio difetto, dico la verità. Se non volete che dico la verità, mettete un'altra persona, c'è già Felice Rincone al posto mio, che dirà la verità ancora più di me, per l'amor di Dio. Però in ogni caso, se volete che io debba rispondere di qua, diplomaticamente, non sono la persona adatta. Grazie. Grazie consigliere, se è un dibattito su quello che ha detto non è questa la sede, se è una comunicazione sì, non è un dibattito, lui ha fatto una comunicazione della sua posizione, se devi fare una comunicazione si può fare, se è un dibattito su quello che ha detto il consigliere Colucci no. C'è una comunicazione? No, presidente. No. Quantomeno, io vorrei semplicemente avere un chiarimento, perché tutto quello che ha detto Colucci non ho capito niente. Cioè io vorrei capire da Colucci, lui oggi che cos'è? Probabilmente lui oggi si vorrebbe chiarire le idee. Lui ha fatto una presentazione. Allora, dobbiamo fare una discussione. No, non è una discussione. Allora, presidente, mi può spiegare lei questa cosa? Lui ha detto, se andiamo dal notaio domani mattina, io sono il primo a mettere la firma per mandare a casa questa amministrazione. Questo lascerebbe intendere che lui su questa amministrazione non, come dire, non nutre nessun tipo di speranza o di fiducia. Al contempo dice, però l'unico momento in cui effettivamente l'amministrazione potrebbe sia il bilancio, in quel caso però io non ho avuto. Grazie. Cioè io vorrei capire che si chiarisse bene se deve stare qua, se deve stare là o se deve stare in mezzo. Io proprio mettere una sedia là e lo sediamo già. Grazie, consigliere Abbate. No, non è un dibattito, signori, la comunicazione è una comunicazione, si dà una notizia, poi se una la interpreta, è una comunicazione, assolutamente no, la comunicazione è telegrafica, come dire, appartengo al gruppo io. Abbiamo sempre fatto, c'è il tempo, però, lui ha fatto una comunicazione personale, non ha attaccato nessuno da quello che ho capito. C'è la comunicazione, la può fare, ma non dobbiamo valutare la comunicazione di un altro. Si può aprire un dibattito sulla sua cosa. No, io voglio semplicemente, la mia è una comunicazione riflessione. Ma secondo voi, quando la sottoscritta, io parlo per me, qui non lo so, posso parlare anche per i colleghi che sono seduti a fianco a me, fa delle PEC ai vari assessori per collaborare a tenere pulita la città, l'assessore Venditti mi è testimone, il comandante della polizia mi è testimone, l'assessore ai lavori pubblici mi è testimone, l'assessore alla cultura mi è testimone, alla quale ho scritto per tempo debito di stare attenta alle intercettazioni di alcuni finanziamenti. Io come vado definita, di maggioranza, di opposizione? Io ho chiaro dove mi devo sedere, l'ho sempre avuto chiaro nella mia vita. Gli ignavi non mi piacciono, perché gli ignavi poi
vengono condannati nell'inferno a girare dietro una bandiera vuota, senza insegna. E invece l'insegna bisogna averla, perché noi qua siamo di parte, siamo partiti, parsi, scegliamo una parte. E io la scelgo la mia parte. Ciò non significa che dobbiamo fare ostruzionismo strumentale, perché quando c'è da votare per il bene del paese, noi siamo i primi, anzi, preveniamo le magagne e i falli cui può cadere la maggioranza, avvisando gli assessori che operino e che si attivino, senza fare levare contro. Quindi questo discorso, no, un attimo Presidente, non ho finito nel pensiero. Sì. Con questo voglio dire che il messaggio è che l'opposizione deve remare contro a prescindere, semplicemente perché è opposizione. E la maggioranza, e invece poi questa gente che non si capisce come chiamarla, secondo me è una mancanza di rispetto verso il proprio elettorato, che ha scelto in quale parte eleggerli, e adesso invece, per motivi che non sono stati per niente chiariti all'elettorato e ai cittadini, hanno cambiato bandiera. Beh, questa cosa, secondo me, non è corretta. Perfetto, grazie. Grazie. Ci vuole chiarezza, io chiedo grazie. Chiarezza. Chiudo le note, se tutti qua non va bene. Va benissimo, grazie. Se sono comunicazioni, non è una discussione. Su un consigliere che fa una comunicazione. Procediamo oltre. Ci sono comunicazioni, non riflessioni, perché anche su quello che si fa, quando doveva fare qualcosa mi ha fatto la pelle, però sono considerazioni personali, non devo valutare una nell'altro, confermo per un punto. È una comunicazione, Antonio, stesse tutti. Chiedo scusa Presidente, però inviterei al rispetto del regolamento, cioè noi non è che possiamo aprire dibattiti sulle comunicazioni, qui abbiamo fatto degli interventi che non hanno nulla a che fare con le comunicazioni, tra l'altro il consigliere Cucci in questo momento non si può difendere e non è corretto. Grazie. Allora andiamo avanti, le comunicazioni sono concluse, se non ce ne sono altre.